Buonasera, abbiamo questa sera il professor Enrico Capodaglio che ci parlerà della più esponente della letteratura mitteleuropea. Perché è Robert Musil? Chi è Capodaglio? Per chi non lo conoscesse, diciamo subito che ha esordito giovanissimo con un saggio su Nietzsche. Nietzsche e la fenomenologia dell'interminabile, autocritica della ragione poetica, un bel saggio pubblicato nel 1983. E noi sappiamo che Nietzsche è presente in molti autori della letteratura mitteleuropea, quindi diciamo che è pertinente questo incipit di Enrico Capodanno. Poi ha pubblicato Racconti, 19 novelle sulla violenza, ad esempio, nel 98, un romanzo Galleria del Vento, nel 2001, saggi di critica letteraria, Il volto chiaro, storie critiche del Novecento italiano, uscito nel 2004, e un saggio su Paolo Volponi, romanziere, Il fascino della società, pubblicato nel 2020. Dal 2008, il nostro saggista e scrittore scrive uno zibaldone pubblicato in un blog online dal titolo Palinsesto dei pensieri, che contiene adesso, arrivato a poco meno di 5.000 pagine, con riflessioni, diciamo, che sono di particolare originalità, fecondità, con un approccio critico molto, diciamo, quasi spietato nell'affrontare le questioni, diciamo, dell'ermeneutica letteraria. E poi ha scritto su Dante, Dante creaturale, ad esempio, pubblicato lavori sulla commedia, e sta lavorando ancora su Dante, sulla commedia. Ecco, non mi dilungo perché darei tempo prezioso al nostro professore e vi do subito la parola. Ringrazio Claudio Tugnoli, amico fin dai tempi della gioventù, un trentino, dove ho insegnato anch'io tanti anni fa, e ringrazio voi di essere intervenuti. Nel mio palinsesto di pensieri, anche se spietato è un aggettivo che ha una tonalità intellettuale che diventa poi di fatto positiva, perché indica il carattere inesorabile dell'impegno intellettuale, il mio cammino è verso la pietà, cioè verso la ricerca di un'armonia attraverso i conflitti dell'esistenza. Ora vorrei iniziare questo discorso sull'uomo senza qualità di Robert Musil con una lettura tratta dallo stesso autore. Se è attuazione di sogni ancestrali il poter volare con gli uccelli e navigare coi pesci, penetrare nel corpo di gigantesche montagne, inviare messaggi con la rapidità degli dèi, scorgere e udire ciò che è invisibile e lontano, sentir parlare i morti, affondare i miracolosi sonni risanatori, vedere con occhi vivi l'aspetto che avremo 20 anni dopo la morte, nelle notti sfavillanti essere consapevoli di mille cose al di sopra e al di sotto di questo mondo che nessuno conosceva prima. Se luce, calore, forza, godimento, comodità sono i sogni primordiali dell'uomo, allora la ricerca odierna non è scienza soltanto, allora è anche magia, è un rito di grandissima forza sentimentale e intellettuale che induce Dio a sollevare l'una dopo l'altra le pieghe del suo manto. Una religione la cui dogmatica è retta e penetrata dalla dura, agile, coraggiosa logica matematica, fredda e tagliente come una lama di coltello.
Ho esordito leggendo questo passo perché in esso si trovano già congiunti due dei filoni centrali di questo temperamento artistico straordinario che si esprime soprattutto, ma non solo, nell'uomo senza qualità, cioè l'esattezza, il rigore, la precisione ispirati alla sua formazione scientifica. Si è laureato infatti anche in ingegneria, ha coltivato studi di fisica e la tendenza poetica molto sviluppata. Questo romanzo che Thomas Mann disse non un romanzo, ma un misto di commedia e di anche pensiero, è nello stesso tempo un'opera narrativa, un'opera poetica e un'opera filosofica. Per queste ragioni noi la possiamo comprendere tra i capolavori del Novecento. Questo è un libro grandioso come l'Ulisse di Joyce, come La ricerca del tempo perduto di Proust, come le opere di Thomas Mann, in particolare La montagna incantata, perché è il tentativo di rappresentarci una fase della civiltà europea, subito prima della Prima Guerra Mondiale, con una sintesi grandiosa che però non può più essere una sintesi sistematica, perché è venuta meno la fiducia nel sistema, è venuta meno la fiducia nella capacità di ordinare, organizzare la coscienza dei propri tempi attraverso un'opera letteraria che ne possa essere considerata la summa. Quindi l'impresa di Robert Musil è veramente acrobatica, perché avendo un talento artistico sopraffino, egli aspira nondimeno sempre alla forma artistica e intende dare una forma artistica compiuta di tipo, che posso dire genericamente classico, alla sua opera. Ma nello stesso tempo egli si rende conto che l'incompiutezza, la disgregazione, la disseminazione sono caratteri tipici proprio dei tempi nei quali vive. Ora so che avete già avuto, non so se voi stessi avete potuto assistere, comunque è stato contemplato un incontro su Joseph Roth. E Joseph Roth è un autore che racchiude in una bolla magnifica tutta la sua opera. E non ci sono nell'opera di Joseph Roth borghesi colti e illuminati, ci sono falegnami, piccoli commercianti, vetturini, contadini, maestri elementari, venditori al dettaglio di tutto e di nulla, che uno immagina quasi di veder volare da un momento all'altro come un personaggio di Marcia Galle con un violino sopra i tetti fumanti di un villaggio galiziano. Invece il Robert Musil si respira un'atmosfera del tutto diversa, tant'è che ci si domanda, leggendo Joseph Roth, autore di una serie di opere rilevanti, ma dov'è l'Austria che dagli anni Ottanta dell'Ottocento fino alla caduta dell'impero è un centro di civiltà, di quell'impero austro-ungarico che è un centro di civiltà europeo ad altissima densità di talenti? Se noi leggiamo Joseph Roth, quasi non la percepiamo questa grandiosa stagione della civiltà austro-ungarica. Invece, il Robert Musil, essa affiora pienamente. I nomi da fare sono veramente tanti. Pensiamo a Hermann Broch, degli Incolpevoli, o a Schnitzler, del Doppio Sogno, o del Ritorno di Casanova, che tanto anche ha influenzato certi tratti dell'opera di Freud. Pensiamo a Wenzel, Nel crepuscolo di un mondo, a Stefan Zweig, che nella sua alta divulgazione pure ci ha dato delle sintesi molto significative. Musicisti come Mahler, Alban Berg, Sigmund Freud, Wittgenstein, potrei continuare. Si tratta di una di quelle fasi della storia dell'umanità, come quella dell'Atene nel periodo classico, o della Roma dell'età augustea, oppure del Rinascimento italiano, dell'umanesimo del Rinascimento italiano, oppure dell'illuminismo francese, o del romanticismo tedesco tra fine Settecento e inizio Ottocento, dove si verificano delle concentrazioni di talenti che sono inspiegabili. È chiaro che fenomeni di questo genere sono in buona parte imponderabili, cioè non si possono identificare delle ragioni precise per cui c'è una concentrazione di geni nella storia della civiltà proprio in quei luoghi, in quei periodi. Però facendo qualche riflessione così ai margini, potremmo dire che sicuramente il carattere multietnico, multilinguistico dell'impero austro-ungarico e forse anche la forma di governo, cioè questa forma di governo di monarchia
assolutistica formalmente, ma che poi piano piano si avvia a essere sempre più illuminata anche con l'immissione di un Parlamento con una certa e crescente tolleranza nel corso del tempo, ha favorito questa diffusione, senza poter mai dimenticare che chiaramente, come mette in luce nel mondo di ieri in modo molto permanente Stefan Zweig, la componente ebraica. Quando parliamo di componente ebraica non ci riferiamo solo ai talenti che si manifestano nella filosofia, nella musica, nella pittura, nella letteratura in una maniera straordinaria, ma anche all'attività di benefattori, all'attività filantropica, di sostegno da parte degli ebrei di tutte le arti, di tutte le forme letterarie, e quindi si sono rivelati anche da questo punto di vista decisivi. Ora, qualcuno magari più superficialmente può osservare che in Robert Musil c'è questo esercizio di un intelletto freddo, lucido, inesorabile, spietato, sempre detto come in senso positivo, cioè nel senso che non ha paura delle contraddizioni della vita, ma che le fronteggia coraggiosamente anche quando potrebbe risultare meno accomodante. Però Musil, a mio giudizio, e lo dico dopo la terza lettura integrale, perché l'ho letto la prima volta da ragazzo, poi nei 40-50 anni e poi negli ultimi anni, c'è una componente poetica che è sviluppatissima, cioè c'è una sorgente poetica nativa, appunto, molto spiccata, che cercherò anch'essa di mettere in luce. Ora, noi abbiamo a che fare con un personaggio dal genio molteplice, poliedrico, laureato in ingegneria una prima volta, poi si laurea in filosofia una seconda volta e scrive, e nel 1908 pubblica questa tesi di dottorato, tesi di laurea sulle teorie di Ernst Mach. Fisico e filosofo della scienza, possiamo dire, che dal positivismo compie una profonda trasformazione sottoponendo a critica proprio alcuni dei capisaldi del positivismo. Egli critica, per esempio, la meccanica classica. Ora faccio subito una premessa. Quando ci avventuriamo in queste analogie tra le ricerche scientifiche e le ricerche letterarie, non dobbiamo mai dimenticare che si tratta di analogie, cioè le ricerche scientifiche mantengono tutto il rigore della loro ricerca e mantengono il loro metodo. Ernst Mach non ha mai inteso cadere, come dice Musil, nello scetticismo gnoseologico. È vero che Einstein definì Mach uno scettico incorruttibile. Però sappiamo che Einstein aveva una sofisticata ironia nelle sue battute. In realtà Mach non intende negare la validità della ricerca scientifica. Però io adesso, seguendo Musil, compio un audace trapianto, ma fondato sui testi, delle ricerche di Mach riferite poi con gli effetti che hanno avuto nella letteratura, cioè nel suo romanzo L'uomo senza qualità. Mach critica la meccanica classica, critica il determinismo, cioè date certe cause, si devono verificare necessariamente certi effetti. Ecco, come si traduce questo in letteratura? Si traduce perché non c'è più una narrazione lineare, non c'è più una trama lineare, non c'è una storia. Anzi, a un certo punto, Musil dice, non è più il tempo di raccontare storie. Non possiamo più metterci a dire, a quella persona successe quello, poi ne ha incontrata quell'altro, poi alle 5:30 è successa una disgrazia che ha impresso una svolta, come nei Tre Moschettieri di Dumas, dove si perde un appuntamento e la trama prende tutto un altro indirizzo. Non possiamo più scrivere racconti limitandoci a descrivere l'accaduto secondo una serie di rapporti deterministici di causa-effetto. Secondo punto, il concetto di sostanza metafisica è stato distrutto, cioè la scienza, rimanendo rigorosa con i suoi metodi esatti, però rinuncia a darci la vera realtà delle cose in senso metafisico sostanziale, come facevano certi filoni del positivismo. La scienza ci dà una serie di procedure che si verificano utili per la sopravvivenza della specie e per l'organizzazione della società. Quindi è chiaro che se una teoria matematica fa sì che il ponte stia in piedi, è quella che si deve scegliere. Ci danno una serie di procedure economiche
che quindi portano al massimo risparmio di energia e però nello stesso tempo non pretendono più la conoscenza della vera realtà di tutte le cose. E soprattutto chi fa ricerca scientifica si rende conto della pluralità delle ragioni. Quindi la razionalità tecnico-scientifica non è l'unica forma di razionalità avente diritto di darci la verità ultima delle cose. Ci sono altre forme di razionalità. E a questo punto noi già ci accorgiamo non solo delle letture di Erdos Mach che hanno portato a questo scritto, ma anche alle letture di Nietzsche, che Musil compie proprio in questo periodo. Nato nel 1880, siamo nei primi anni del Novecento, ma lui aveva letto Nietzsche già alla fine dell'Ottocento e ragiona e riflette molto su Nietzsche, però vi devo dire subito, Musil è una personalità intellettiva talmente indipendente che pur nominando tutti i suoi influssi letterari e filosofici, però tutto viene sempre trasfigurato, mediato, filtrato e rigenerato dalla sua intelligenza. Lui non è devoto, non è tifoso di nessuno. Anche studiando Nietzsche, non gli risparmia certe battute spietate, inesorabili, cioè dice Nietzsche ha tracciato tante vie dell'intelligenza umana, però non ha imboccata ne nemmeno una. Cioè, alla fine tu devi scegliere tra le tante vie che la tua intelligenza ti apre e imboccare un filone che ti renda identificabile. Così è nei filosofi classici. Perché non ricordiamo bene le opere dei filosofi classici? Perché hanno elaborato delle idee centrali con fortezza, con costanza nel corso di tutta l'esistenza. Facciamo un semplice confronto. Di Heidegger ci restano più di 100 volumi. Se pensiamo a Spinoza, noi pensiamo a due, tre opere decisive, coltivate per tutta la vita, dove si contiene il succo sostanziale della loro visione che si imprime molto di più nella nostra coscienza e nella nostra intelligenza. Perché per studiare anche un filosofo comunque grande e importante come Heidegger, noi dobbiamo seguire tutte le varie fasi della sua evoluzione e alla fine però, anche volontariamente, nonostante il suo genio, non riusciamo a coglierne questa sostanza. Ora però Musil mette in luce un altro fenomeno, che non è più un problema solamente soggettivo, di tempra, di fortezza filosofica, ma è un problema dei tempi. Cioè i tempi non consentono più, secondo lui, queste sintesi filosofiche così potenti. Possiamo pensare a Hofmannsthal, che in un'operetta, La lettera di Lord Chandos del 1902, ma ambientata in periodo elisabettiano, ci parla di questa impossibilità della lingua di corrispondere alla realtà. La lingua non riesce più a corrispondere pienamente alla realtà. Quindi è un altro tratto di questa crisi della coscienza europea, quello secondo cui le parole, con tutto il loro sistema linguistico, non corrispondono più alla realtà, non la denotano pienamente. Non la denotano più pienamente. Ed ecco uno dei temi centrali dell'uomo senza qualità, nel quale adesso entriamo. Vi sono quattro storie che si intrecciano. Col metodo che è proprio anche del romanzo cavalleresco e poi, non so, dell'Orlando Furioso, quello che era detto l'altro Le Semmon, cioè si seguono le vicende di alcuni personaggi che poi si abbandonano e si passa ad altri. E così queste storie si intrecciano insieme con una forte variazione. C'è per esempio la vicenda di Walter e Clarisse, una giovane coppia di ventenni. Poi ci sono gli amori di Ulrich, che è l'uomo senza qualità, il protagonista, e il suo rapporto con la sorella, che sottilmente e magicamente inclina verso un incesto che però non si compie mai. Poi vedremo più avanti come in realtà non sia questo il vero profondo tema, l'incesto. È qualcosa di più raffinato, è qualcosa anche di umano. Poi ci sono le vicende del comitato per festeggiare i 70 anni di regno di Franz Josef, dell'imperatore. E quindi si comincia già 5 anni prima, nel 1913, scusate, per festeggiare tutte queste vicende. E poi c'è l'ultima fase del romanzo,
in cui ci sarà un passaggio decisivo. Però io ve lo vorrei anticipare questo passaggio decisivo. Uno vorrebbe dire, va bene, il disorientamento, la disgregazione, la disseminazione. Non si può più raccontare con un filo diretto, si spargono storie di ogni genere, non c'è più il filo del racconto. Sì, però noi alla letteratura chiediamo anche un orientamento. Noi quando leggiamo un'opera non vogliamo solo dire quanto è intelligente l'autore, che meravigliosi aforismi che ha scritto, ma cerchiamo un orientamento nella nostra esistenza, anche morale. Non morale nei termini convenzionali di una morale storica precisa di un determinato momento, ma una morale basata sull'onore, su qualcosa di profondo che orienti la costruzione della nostra vita, perché non abbiamo più voglia di leggere opere letterarie solo per evasione, solo per distrazione. Vi cerchiamo un orientamento nella vita che possiamo noi rielaborare. E infatti vedremo che nell'ultima parte del romanzo, un romanzo di più di 1.000 pagine, questa rappresentazione di un mondo che anticipa, oso dire, proprio la nostra percezione contemporanea della realtà col web, con internet, cioè questa vita in cui tutto è interrelato, questa percezione del mondo, che però è pure disorientante, andrà verso un esito più umano, più profondo, un esito mistico, basato sugli affetti profondi della vita e basato sulla solidarietà poetica, che la poesia è decisiva, per approdare a questa fase del genere umano. E quindi si andrà, come vedremo, verso il regno millenario, dopo questa prima fase. Ecco. E in qualche modo mi viene in mente, leggendo questo romanzo, le teorie di Averroè sull'anima collettiva. Cioè noi siamo tutti uniti, noi esseri umani, perché parti di un'anima collettiva. Del resto, quando nei telegiornali ci mettono al corrente delle vicende capitate ai quattro angoli del globo, e quasi, a volte agendo sul senso di colpa, ma in ogni caso ammettendo che siano neutre e disinteressate queste notizie, cercando di induce nella sensazione che ci appartengano tutte queste vicende capitate in Australia, in Africa, in Asia. Queste vicende sono nostre in qualche modo perché apparteniamo al genere umano, come avessimo un'anima collettiva con delle fibre, dei nervi che si ramificano in tutto il globo. E questo, da un verso, è espresso nella rete del web, che come sappiamo è anche pericolosa, disorientante, ci fa perdere tempo, però in qualche modo questa rete del web esprime anche una sottile e diffusa coscienza del genere umano. Ed è in questa mia terza lettura, che ho fatto pochi anni fa, di tutto l'uomo senza qualità, sono rimasto sorpreso e ammirato dell'intelligenza di questo narratore, perché mi sono detto, ma guarda, Musil, nato nel 1880, che comincia a scrivere questo romanzo negli anni 20, ha già compreso questo tratto. Ha già compreso, forse favorito dal fatto di vivere in un impero multietnico, multilinguistico, con tante popolazioni, ha già compreso che si deve andare oltre i nazionalismi. Infatti questo impero multietnico era molto apprezzato. Io ricordo quando ho vissuto e lavorato e insegnato in Trentino nei primi anni Ottanta, ho conosciuto diverse persone italiane in senso pieno, che però, non dico avessero delle nostalgie, però guardavano ancora in modo positivo a questo impero, perché c'era questo andare oltre la nazionalità. E Italo Svevo, che apparteneva anch'egli a questo impero, racconta in una lettera l'episodio di un italiano e un austriaco che parlano al telefono attraverso la centralinista, facendo dei discorsi di emancipazione dell'Italia, nazionalisti. La centralinista sente, interviene, adesso non ricordo alla perfezione, spero sia attendibile in questo la mia memoria, interviene dicendo, beh, attenti, queste sono cose da non dire. Uno dei due lo comunica all'amministrazione, che licenzia la centralinista. Non doveva stare a sentire una conversazione privata, sia pur ostile all'impero. Quindi, comunque siano le cose, egli riesce a cogliere qualcosa che appartiene ai nostri tempi. Cioè, io rileggendolo, mi sono sorpreso di quanto siamo simili ai personaggi da lui descritti. Qual è la forma letteraria dell'uomo senza qualità? La forma letteraria è, di 1.200 pagine circa, è l'insieme di 220 racconti.
Sono 220 racconti, quindi non finisce per leggere anche quella, non è consigliabile, però è possibile, perché ognuna ha una sua autonomia e un suo tema. Per esempio, tema la famiglia, tema lo sport, tema la scienza. E su ogni tema dice delle cose affascinanti, perché insomma questo intelletto lucido, molto originale, che fa pensare. Quindi sono alla fine centinaia di argomenti, però lui perché allora non ha scritto 200 saggetti? È perché è un artista, è un poeta e quindi ha voluto combinare la sua anima poetica e letteraria con la sua inesausta lucidità intellettuale. E come uno scienziato, egli abbandona la causalità meccanica, ma introduce la funzione, il concetto matematico di funzione. Perché tra l'altro c'è da dire che lui non abbandona mai questa attitudine scientifica. Già nel suo primo romanzo, cioè I turbamenti del collegiale Terles, tradotto in genere del giovane Terles, sarebbe più allievo, collegiale Terles, a un certo punto, dopo aver parlato di tutte le forme di sadismo, masochismo, sensualità, oppressione omosessuale del collegio militare, in cui ha dovuto studiare anche Rilke, uno dei più importanti poeti del periodo, uno l'ha definito l'ABC del diavolo, l'ABC dell'orrore, quell'altro l'ha definito l'anno del diavolo, insomma era un collegio militare. A un certo punto si mette a parlare dei numeri immaginari, come se vivesse a casa sua, nello studio di casa sua, cioè aveva questa capacità di vivere direttamente l'esperienza e di staccarsene in un modo netto, no? Numero immaginario, il numero i che è elevato al quadrato dà come risultato un numero negativo, mentre tutti i numeri elevati al quadrato o elevati dovrebbero dare un numero positivo. Questo numero non esiste, ma allora perché lo si introduce? Perché è indispensabile anche da un punto di vista matematico. Quindi comincia a insinuare che anche all'interno della logica matematica ci sono. Bisogna coltivare non solo l'immaginazione, questo è evidente, è noto da sempre, ma anche c'è il carattere salutifero di certe contraddizioni che però hanno una loro logica. E quindi ecco, ci troviamo di fronte a questo uomo senza qualità. Il titolo tedesco è Der Mann ohne Eigenschaften, quindi senza proprietà. La traduzione non è letterale, però è molto bella, ormai per noi è quella, no? Come quando La montagna incantata di Thomas Mann nella nuova edizione è tradotta La montagna magica, Der Zauberberg, più corretto, però la fascinazione della montagna incantata, almeno per quelli che l'hanno conosciuta per la prima volta così, è irresistibile. Perché non sarebbe giusto di per sé la traduzione, che pure è molto bella? Perché questo uomo, Ulrich, è pieno di qualità. Ulrich è un fisico, Ulrich è un poeta, è un matematico, è un uomo politico, è un capace amministratore, è un uomo pieno di idee, è uno che piace alle donne, è un ragazzo pieno di vitalità, cioè ha tutte le qualità possibili, non è senza qualità, però non ha delle qualità fisse, non è integro alla maniera antica, non è uno di quegli uomini di cui si possa dire questa è una tenebra chiara, con dei valori sicuri, è affidabile per una donna, è un uomo che può reggere, contribuire a reggere la società, perché lui è un uomo del perenne dubbio, della perenne ricerca, e dice ma per forza sono così, io vivo in un mondo di qualità senza l'uomo. Questo è veramente forte, questo è sorprendente, ci fa pensare veramente alla frequentazione collettiva di Internet. È un mondo, perché uno non può dire che Internet, cioè, vuole dire, sia solo una minaccia, perché è preziosissimo per mille ragioni, no? Ci fa comodo a tutti. Chi è uno che non ha Internet, anche per un breve periodo, comincia a sentirsi isolato. Però veramente a un certo punto dice, è un mondo di qualità, ma dov'è l'uomo? Cioè, dov'è l'uomo che ha una personalità integra, forte, compatta, definibile? E questo quindi è un aspetto drammatico che lui coglie da tanti punti di vista. Per esempio dice, la vita è caotica, fra mazze di gomma e piombo per i delinquenti e guanciali soffici per le vittime.
Poi comincia a fare, questo è bellissimo nel romanzo, un'antropologia del mondo occidentale, parlando di tutto, per esempio del tennis, dello sport, queste estasi sportive. Poi a un certo punto dice, tra un matematico e un pugile, le virtù sono le stesse, solo sono applicate in campi diversi. E in 5-6 pagine elenca perché un matematico e un pugile presentano tra loro delle somiglianze straordinarie. Oppure, indagando la scienza, dice la matematica è madre di tutte le scienze e nonna della tecnica. È la matrice di quello spirito che ha prodotto gas asfissianti e aeroplani da bombardamento. Quindi era già pienamente cosciente, prima della bomba atomica, no? Già, e prima anche della prima guerra mondiale, perché tutto è ambientato nel 13-15, anche se lui lo scrive anche durante la guerra, degli effetti distruttivi di una ricerca tecnico-scientifica senza il controllo dell'etica, pur rimanendo un appassionato estimatore di tale ricerca. Non certo un nemico della scienza, sarebbe ridicolo, sarebbe patetico, però si rendeva pienamente conto, come si rendeva anche pienamente conto che nella scienza tutto è splendido come nei racconti di fate, ma puzza di zolfo, come negli antichi cacciatori e soldati mercenari. Perché? Per la sua assenza di scrupolo, per la sua esclusione della morale, per il suo spirito di iniziativa e di distruzione. Cioè, anche questo coglie, no? Il fanatico amore per la scienza che si può tradurre anche in una forma di assolutismo pericolosa e radicale se non ha dei limiti etici ben precisi. Quindi questo è tutto il filone antropologico di studio della società di Musil e poi c'è la storia dell'impero austro-ungarico. E qui c'è quella che Thomas Mann chiamava la commedia. E chiaramente noi, quando pensiamo alla Vienna, all'impero austro-ungarico di quel tempo, le immagini si affollano nella nostra mente, possiamo pensare anche alle operette, no? Alla meraviglia delle operette che ci rappresentano questa raffinata società viennese, molto diversa da quella del resto dell'Austria, leggera, spiritosa. E l'impero da Musil, da Ulrich, protagonista del romanzo, è detto Catania, Kaiserliche und Königliche Doppelmonarchie. Cioè, la Catania, nata nel compromesso del 1867, come impero austro-ungarico. E qui ci sono delle pagine poetiche bellissime, perché dice, mi ricordo nella mia infanzia e adolescenza che quando facevo un viaggio e poi tornavo a casa, a Vienna, io per tornare in patria scendevo dal treno del tempo. C'era proprio questa percezione di entrare in un mondo stabile, durevole, dove il ciclo stagionale, il ciclo sociale erano sintonizzati, l'orologio della natura e l'orologio della società erano sintonizzati perché tutto era ordinato, ciclico, fedele, anche la lunga durata dell'impero di Francesco Giuseppe, no? Che sappiamo verso i 70 anni di impero, garantiva questa specie di sicurezza civica che ti dà quel sottile benessere, no? Anche vuoto. E infatti, per esempio, Claudio Magris, quando ha scritto quel libro L'anello di Clarisse, no? Sfilato dal dito, sottintendeva che dentro questo anello circolare poi non c'è la vita. Cioè, chiaramente per chi ci vive c'è, perché se uno ci passa tutta la vita c'è, però manca qualcosa di impercettivo, questo ordine ricorrente, stagionale, tutto assicurato. Ti fa mancare dentro qualcosa. A un certo punto l'impero si disgrega, no? Quanto è stato scritto giustamente su questa fine dell'impero asburgico, non la Rai Apocalisse, in Italia negli anni 70, 80, tantissimi libri sono usciti su, no? Lo stesso Claudio Magris sulla fine dell'impero asburgico e tanti altri, questa nostalgia dell'assoluto. Era un vero assoluto? Io non credo che mai ci sia stato nella storia dell'umanità un tempo di fruizione, di godimento dell'assoluto. Era la nostalgia che lo generava, no? Che si sfrena, per esempio, Joseph Roth, che in tutte le sue opere sono intrise nella bolla gelatinosa, collosa, ma intima di questa nostalgia. Nostalgia non soltanto nella marcia di Raleschi,
dell'imperatore d'Austria, ma anche nei 100 giorni nostalgia di Napoleone, cioè lui riesce addirittura a immedesimarsi nella nostalgia dei francesi verso Napoleone Bonaparte. Tutto ciò in Musil non c'è affatto questa nostalgia. Lui dice: come mai si sta disgregando l'impero austro-ungarico? E dice: come i fili cadono dal gomitolo. Come si sganciano i vagoni di un treno, come un'orchestra si mette a suonare all'improvviso in modo stonato. Non se ne può dare colpa, virgolette, non se ne può dare colpa a nessuno, né si può dire come sia successo. Si direbbe che il sangue sia mutato con l'aria. Alla fine non si sa più se il mondo sia davvero peggiorato o se siamo noi che siamo invecchiati. Invecchiando molti diventano apocalittici, no? E quindi dicono, oh, ormai è la fine del mondo, ma in realtà il mondo si rigenera. Così dunque i tempi erano cambiati, come una giornata che incomincia in sfolgorante azzurro e poi va piano piano velandosi. Non ci sono spiegazioni di questa fine, non solo politica economica dell'impero austro-ungarico che diventa repubblica, no? Perché l'impero aveva il doppio della popolazione dell'Italia di allora, aveva circa 50 milioni di abitanti, poi si riduce a repubblica e scende, no? Non so, ai 9-10 milioni di abitanti. E come mai è finito? Stava già finendo prima che politicamente e militarmente finisse. Ecco, un altro, quindi la realtà è immensa, è multiforme e noi siamo disorientati. Cosa ci può salvare? Questo è il punto decisivo, mi permetto di dire dal mio punto di vista, che naturalmente si affianca a tanti altri, ma vedo che anche Cesare Cases nell'introduzione all'Uomo senza qualità, nell'edizione in Audi, lo sottolinea. Ci può salvare il sentimento creaturale, il rispetto degli altri esseri viventi, la solidarietà verso gli altri, verso le altre creature. Ecco perché Musil è un ritrattista così abile, cioè ama tutti i suoi personaggi. Nessuno alla fine viene trattato con disprezzo, di nessuno fa la caricatura, no? Perché a volte la caricatura è simpatica, però lascia il tempo che trova, perché se uno fa un romanzo e mette in caricatura, alla fine vuol dire che non è in grado di capire la dignità creaturale dell'essere che ha di fronte, ne vede solo i tratti da macchietta che possono divertire al momento il lettore, però alla fine l'effetto è molto modesto. Invece lui no. Lui anche i personaggi che qualcuno dovrebbe definire più avventurosi, tipo questa Bonadea che è lussuriosa, moglie di un giudice, ha tutta una serie di amanti, lui non è che dice, ah, questa qui ha troppi amanti. Questo cerca di capire perché. È così, no? E fa un discorso sulla doppia vita delle viennesi. E pensiamo che anche la Vienna della Lulu di Wedekind, Lulu è una donna di gran valore e intelligenza che però è mantenuta da una serie, Alban Berg ne trarrà poi l'opera, no? La Lulu, quindi dal lavoro teatrale di Wedekind. E alla fine lei verrà uccisa da Jack lo Squartatore nell'opera teatrale. Lei è una donna affascinante e lo stesso Musil, come Wedekind, la tratta in questo modo, affascinante non eroticamente, affascinante per la sua prospettiva di vita, per come si articola la sua anima, pur nella scelta che ha fatto, che chiaramente è una scelta non da donna pienamente libera e emancipata. E in questo stesso senso, in questo andare verso il creaturale, in un mondo disorientato, in un mondo caotico, in un mondo disseminato, c'è anche l'amore tra Walter e Clarisse. Walter e Clarisse sono questi giovani amanti che si amano. E Ulrich ha regalato a Walter le opere complete di Nietzsche, neanche a fare apposta. Poi già allora, adesso sono più di 50 volumi, già allora erano abbastanza numerose. E i due suonano insieme al pianoforte. Walter è musicista, poeta e scrittore. Clarisse è musicista e lo vuole genio. Quindi qui c'è un po' la parodia di quel periodo d'annunziano, no? In cui c'erano certe donne che volevano che il loro uomo fosse un genio in qualche campo e volevano contribuire, non so, Alma Mater, donna straordinaria già per conto suo, che però,
puntava, desiderava avere un uomo geniale, non avrebbe mai accettato un uomo che fosse meno che geniale e voleva contribuire alla sua genialità. Quindi loro suonano insieme il pianoforte a due mani, a quattro mani. Ulrich le va a trovare e mette in luce la generazione tra il 1870 e il 1880. Anche qui, quando uno ascolta quello che dice di questa generazione, dice, questa è la generazione del 68. Cioè, questa è una generazione, questo ci fa vedere come siano ciclici certi fenomeni, no? Dice, noi dicevamo di no a tutto, a tutto. Quindi al principio paterno, al principio materno, all'impero, all'organizzazione sociale, dicevamo di no a tutto. E quindi a un certo punto questa generazione che dice di no a tutto, rappresentata da Clarisse Walter, comincia a esaltarsi. Immaginando il personaggio di Mos Booker. Mos Booker è come Jack lo Svoltatore, cioè Mos Booker è un delinquente che uccideva le prostitute, un falegname di 34 anni, dall'aspetto bonario, perché però poi faceva fuori le donne. E a un certo punto il punto è sano o malato? Di certo è stato in manicomio, di certo è stato respinto dalle donne, quindi è diventato misogino. E quindi si comincia a narrare la dinamica del femminicidio. Alla luce della nostra potenziata coscienza della violenza contro le donne, se noi ripercorriamo la storia della letteratura occidentale, vediamo che il femminicidio è presente in quasi tutti i classici. Dico solo, non so, negli Amores di Ovidio c'è una poesia contro il femminicidio, perché lui aveva dato uno schiaffo alla donna che amava. Come spesso capita a questi violenti, dopo piangeva, se ne pentiva, però lui, invece di cadere in questo gorgo, no, di violenza, pentimento, scrive una poesia dicendo le donne non vanno toccate in nessun modo, negli Amores di Ovidio. Oppure, non lo so, potrei fare tantissimi casi, nell'Orlando Furioso di Ariosto. Ci sono centinaia di versi contro la violenza contro le donne. Nel 1819, quando Leopardi scrive in Infinito, scrive anche nello strazio di una giovane donna, che non è compresa nei canti, una canzone fatta morire col suo portato per mano e arte di un chirurgo. Cioè questa donna, essendo lontana il marito, era stata sedotta dal medico, era rimasta incinta, il medico la fa abortire e lei muore di aborto. Giacomo Leopardi. Il padre dice, guarda, no, Carlo, questo è un tema che forse è meglio non trattare. Invece Leopardi trattava i temi contemporanei e perenni. Però questa poesia dopo è stata pubblicata solo all'inizio degli anni 20 del Novecento e è rimasta fuori dai canti. Però per dire, è anche lui come il femminicidio sia un tema ricorrente. E qui l'ironia di Musi, no? Perché no, solidale con Mos Booker, però desiderosa di combattere per i diritti di Mos Booker è una donna. È Clarisse, come tu, donna, vuoi cercare di evitare la pena di morte, che era ormai prossima, per questo delinquente assassino. Infatti, lei lo andrà a trovare nel manicomio criminale e a lungo si interroga sulla morale, dice: ma se noi continuassimo a suonare il pianoforte all'infinito, il bene e il male esisterebbero ancora? Beh, vabbè, è un discorso iperbolico, però insomma mette in luce come nei sotterranei, nei sottofondi dell'umanità ci sia questo inconscio aggressivo. Sono gli stessi anni in cui Freud, no? In Al di là del principio di piacere, in altri saggi, identifica l'istinto di aggressività come una delle forze perenni e inestirpabili della natura umana e mette in luce questa terribile potenza di un inconscio ingovernabile. Quindi uno dice, ma come mai è arrivata così all'improvviso la fine dell'impero Asburgico? C'erano delle forze, delle potenze inesorabili che non potevano più essere contenute in questo ordine circolare, ciclico, paternalista, per quanto sempre più illuminato, sempre meno assolutista. Forze che poi porteranno alla Prima Guerra Mondiale, si scateneranno poi nella Prima Guerra Mondiale. Allora uno potrebbe dire, beh, allora tu sei per una visione fatalista del destino, no, però a cose fatte in qualche modo dobbiamo riconoscere che le cose sono andate così. E quindi vi dicevo, cosa fare?
Di fronte a questa realtà inesorabile e spietata, cosa fare? Dobbiamo costituire al più presto dei comitati. Quindi questi personaggi che sono, questo è molto importante, alcuni letterati, altri scienziati, altri politici, altri miliardari, decidono di costituire un comitato, l'azione parallela. Anche oggi, no? Anche questa è l'epoca dei comitati. Ogni giorno è il giorno di qualcosa, no? Ogni mese è il mese di una campagna, cioè tutto un. Anche giuste queste campagne, non sto facendo dell'ironia, non sto dicendo che non è giusto farlo, però ci caratterizza, no? Ci caratterizza questo tentativo idealista di modificare il corso delle cose, no? Ci sono delle violenze contro le donne, dobbiamo nelle scuole fare l'ora contro le violenze, fa tenerezza, ma sappiamo tutti che cosa vuoi fare con un'ora in cui un insegnante, no? La più nobile, la più colta, la più motivata, parla contro la violenza. Qui sono cose a volte tragicamente incontrate, però noi, in quanto esseri umani e che crediamo in certi valori, i comitati vogliamo continuare a costituirli e facciamo bene. E quindi c'è l'azione parallela. Si riuniscono, guidati da queste donne. Ecco, le donne, l'uomo senza l'unità, sono tutte intelligenti, possono fare scelte particolari come Bonadea. In questo caso è in gioco Diotima. Diotima, che è lei, la matrona, posso dire, dando un significato positivo alla parola, di questo comitato dell'azione parallela, che ha forti fondi, perché Diotima è l'unica donna che ha voce in tutti i dialoghi di Platone. Nel Simposio, Socrate non espone in proprio le sue teorie sull'amore, ma riferisce quelle ascoltate dalla straniera di Mantinea, sacerdotessa Diotima. Quindi c'è anche un movimento, no, femminile intitolata Diotima, di pensatrici, donne che si richiamano nella loro comunità intellettuale a questa donna dell'antichità greca. E lei quindi si fa chiamare Diotima perché si ispira a quello. Cos'è l'azione parallela? Nessuno lo sa. Se ne favoleggia però in tutti gli ambienti bancari, finanziari, politici, militari. Qualcuno dice: sarà una cassa per soccorrere i preti poveri? No. È per le vedove e gli orfani di guerra del 66. È una manifestazione sull'Austria come conciliazione di capitale e anima. È un congresso mondiale per la pace. In realtà non lo sanno neanche loro cos'è, ma quello che importa è questo aggettivo, parallela. Cioè, in altre parole, questo fiume di iniziative, interventi, parole, parallelo rispetto alla realtà, ai veri poteri. E quali sono? La realtà è tutta. Però dico, la realtà ha una di quelle forme di realtà data dai veri poteri, i poteri economici. Il capitalismo è anarchico. In che senso è anarchico? Che punta solo alla propria riproduzione, al potere, al successo, alla ricchezza. Non ha uno scopo oltre di sé. Allora Diotima, di fronte a questo capitalismo anarchico, a questo mondo di potere che pure ormai le appartiene, perché lei era un'insegnante delle scuole medie, che poi, avendo sposato un ricco personaggio, è entrata nell'alta società viennese, pur essendo questo mondo tutto proteso al successo, però lei ha desiderio di dare un'anima a questo mondo. E qui posso continuare ancora per una decina di minuti? Ditemi voi, perché c'è una misura in tutto. Quindi datemi magari dei segnali. Quindi volevo dire, pensiamo ai Buddenbrook, 1901. I Buddenbrook sono la storia di quattro generazioni di mercanti, anche di varie dinastie di mercanti, i quali sono legati all'etica calvinista. I Buddenbrook sono a tal punto legati all'etica calvinista che se compiono un commercio disonesto, per esempio quello di acquistare il grano in erba, si aspettano che la loro attività economica crolli. Perché il sostegno divino, la cosiddetta Bewährung, conferma della grazia, c'è finché uno è onesto negli affari. Dopo non se la merita più. Allora non avrebbero, questa è pura superstizione, no? Perché se uno sa che non si merita più il sostegno divino, comincia a fare le cose sbagliate, comincia ad abbandonarsi ad azioni illegali o semilegali, e questo lo porteranno alla rovina. Però nei Buddenbrook si affaccia la famiglia degli Hagerstrom, che sono invece cinici imprenditori che dell'etica e della morale si disinteressano completamente e che sono quelli
che dipinge poi Musil nel suo romanzo. E quindi, di fronte a questo capitalismo anarchico, non c'è più modo di intervenire, se non con l'azione parallela, perché noi non vogliamo rinunciare a fare qualcosa. E lei, Diotima, vuole dare al capitalismo l'anima. Gli affari, il potere, il successo, la ricchezza fanno bene, però devono avere un'anima. E da chi? Da cosa trovano l'anima? Dall'arte, dalla musica, dalla scienza. Quindi l'arte, la musica, la scienza devono cooperare col capitalismo e generare una forma di capitalismo che sia razionale, umana, non anarchica, dotata di anima. Arrivo così all'ultimo tempo del mio discorso che vi avevo anticipato all'inizio, che mi richiederà gli ultimi 10 minuti, cioè questo fatto che il romanzo di 1200 pagine va sciamando verso una visione sempre più mistica e creaturale. La svolta è data dalla morte del padre, dei due fratelli, Ulrich e Agathe, che non si vedevano da anni, devo dire che. Per noi che non siamo più ingenui in tutti i campi, mi auguro di essere rimasto in qualche campo, ma in quello letterario sappiamo che quando c'è un padre che entra in scena, generalmente i figli non lo devono vedere da tanto tempo, no? Già non vedeva il padre da 10 anni. Vabbè, queste sono storie di vita reale, quotidiana, però ci si augura non così frequenti come nella letteratura. Fatto sta che loro due non vedevano il padre da tanto tempo, finché arriva un comunicato, un telegramma che dice: ti partecipo il mio avvenuto decesso. Cioè il padre aveva fatto preparare da prima un telegramma dicendo ai due figli, Agathe e Uri, vi partecipo il mio avvenuto decesso. Nessuno dei due aveva detto. Questa generazione senza padre, no? Che è rappresentata anche nella coscienza di Zeno del 1923, nel quale romanzo c'è la scena di lui che assiste il padre e il padre a un certo punto gli dà uno schiaffo. Non si capisce se il stato di coscienza o già in uno stato di mancanza di lucidità, però gli dà uno schiaffetto. E qui loro vanno a trovare il padre, tutte e due. E lei mette una assiste davanti alla veglia, davanti alla salma del padre. Lei mette una calza dentro la tasca del morto, una sua calza. E piano piano i due fratelli si ritrovano, e qui naturalmente lo stesso Musil dice: se voi avete paura di quello che vi racconterò di questi due fratelli, smettete di leggere. Allora uno comincia a dire: beh, adesso ci prepariamo a un incesto, no? Che del resto non sarebbero i primi a raccontare, dall'Edipo Re, alla Mirra di Alfieri, alla Mor Flenders, forse sì, forse che andati da Nonso, cioè un tema ampiamente trattato e diffuso, ma non si tratta propriamente di un incesto. Qui direi che è affascinante questo passaggio, cioè è Musil che si dice: se noi uomini e se noi donne potessimo renderci conto di come percepisce la vita l'altro sesso, cioè se io fossi in grado di capire come una donna percepisce la vita, caso per caso, avremo finalmente una visione della realtà completa. Ma così non l'avremo mai. Perché noi uomini siamo convinti che la realtà sia quella che percepiamo, noi ci dimentichiamo che siamo maschi. E così le donne, forse le donne più spesso si mettono dal punto di vista degli uomini, comunque anche loro, essendo donne, hanno una diversa visione del mondo, quindi noi dovremmo compenetrare, dovremmo a vicenda, ascoltarci, conoscere, cercare di capire cosa c'è di diverso e cosa c'è di simile. Perché è chiaro che c'è il pensiero della differenza, perché uno dice: beh, il modo di pensare di una donna è diverso da quello di uno, però è anche vero che abbiamo molti tratti in comune, che ci somigliamo in tanti aspetti, in certi ci somigliamo, in altri siamo diversi. Quindi dobbiamo cogliere la dialettica del diverso e del simile, non limitarci a dire siamo diversi, non ci capiremo mai perché tu sei donna e sono uomo, ma neanche dire
pretendere che una donna nuova ragioni o come nell'altro sesso. E questa impresa riesce benissimo a Mosè, perché lui riesce veramente a immedesimarsi nella sorella Agate, perché i due poi vanno a vivere insieme. Però non è che c'è un incesto fisico, anzi, tutte e due scoprono l'affetto fraterno che li lega, che è un affetto che deriva proprio dal volersi completare. Lui è in ascolto di come lei vede le cose, perché lei tra l'altro era una che era già al secondo matrimonio e gli dice: guarda, ho sposato questo pedagogo, un arcigno professore molto noioso, ma lo lascerò. Non avrebbe come, lo lascerai, hai già fatto fallire un matrimonio, siamo in Austria, 1813, chi ti mantiene? No, lui si mette... Si immedesima in lei, dice certo, lo deve lasciare, perché che cosa si fa con quello lì? No? E vanno a vivere insieme, e vivendo insieme, ecco, scoprono questa nuova forma di conoscenza mistica, vanno verso il regno millenario. Cioè, non è vero che l'umanità è tutta disorientamento, sconcerto, disseminazione, c'è un orientamento segreto che si ritrova ascoltando gli altri, trattando gli altri da creature, da esseri degni di rispetto, comunque essi siano. E lui ci riesce magistralmente. Non vi sto adesso proprio a riportare tutte le espressioni di questo sentimento poetico che insorge di continuo in tutto il romanzo. A un certo punto, per esempio, lui dice: Dio si posò su di lei come un uomo che appoggia delicatamente un mantello sulla spalla di una donna. Ha delle espressioni di una delicatezza poetica che non ti aspetti nell'ingegnere matematico e il lucido intelletto. E le espressioni di queste serie ce ne sono decenni. Vi leggo adesso queste ultime 10 righe tratte dall'Uomo senza qualità. E se i segreti femminili da molto tempo non erano più segreti per lui, perché per tutta la vita l'aveva percorso in fretta, come anticamera e cortile. Qui c'è un grande rimpianto, dice, guarda il tempo che ho sprecato, potevo conoscere meglio le donne, non dal punto di vista sessuale, ma il loro modo di percepire, e io le trattavo come anticamere, mi sono perso in me. Ora però, che non v'era né meta né scopo, mi facevano tutt'altro effetto. La tensione che era in tutte quelle cose riscattava indietro, e Uri che non avrebbe saputo dire quali mutamenti provocasse. Egli si attribuiva ragione, normali sentimenti virili, e gli pareva comprensibile che un uomo come lui amasse vedere, anche sotto un altro aspetto, ciò che tante volte aveva desiderato, ma qualche volta gli appariva quasi sinistro, dove si ribellava ridendo. Come se dalla sera alla mattina mi si fossero innalzate intorno le mura di un educandato, intrappolandomi senza scampo. Egli protestava. È così terribile? Domandò la sorella Agate. Non lo so, rispondeva Uri. Poi diceva che lei era una pianta carnivora e lui un povero insetto, dato nel suo calice luminoso. Aveva capito l'intelligenza superiore di vita della sorella. Molto bene. Grazie. Direi proprio che, ecco, e se qualcuno vuole intervenire anche dal remoto, intanto che si attivano le riflessioni. Il tema Volentieri. della causalità non deterministica, no? C'è un saggio di Kundera, in teoria del romanzo, in cui si parla della causalità, come se fosse qualcosa di oggettivo, può apparire paradossale, nel senso che non ci sono legami determinati tra un ente e l'altro, nonostante poi sulla pagina scorra una nota. Narratore vi presenta più una successione temporale che però non è una successione causale. Quindi probabilmente ecco, Musil allora ha aperto la strada a questa consapevolezza, no, metodologica del narratore, del romanziere, che
osserva la realtà e evita di cadere nel determinismo narrativo. Posso dire, ecco, molto interessante questo. Ecco, e il Busto Brugger, ecco, se questa figura nel romanzo, che ruolo ha esattamente? Cosa si potrebbe ipotizzare? Qual è la sua funzione nel romanzo L'uomo senza qualità? Grazie Claudio, sono contento di essere qua perché noi abbiamo condiviso la nostra amicizia fin dalla giovinezza, perché insegnavamo in Val di Fassa, Val di Fiemme nei primi anni Ottanta e quindi abbiamo un dialogo intellettuale che dura ormai da tanto tempo. Dunque, Milan Kundera ha scritto questo libro, L'arte del romanzo, in cui fa tra le tante una riflessione molto acuta, cioè dice il romanzo è un genere che si inventa di continuo. Non ci sono dei canoni del romanzo, mentre ci sono stati in epoca classica dei canoni per la tragedia, per la commedia, non ci sono stati mai dei romanzi, dei canoni per il romanzo. Perché? Beh, prima di tutto bisogna dire che la gran parte dei romanzi di età ellenistica sono andati perduti, ce ne rimangono 4-5, e nel primo secondo secolo d.C., nel secondo secolo d.C. c'è rimasto solo l'Asino di Metamorfosi o l'Asino d'Oro di Apuleio, e nel primo secolo, sempre ammesso che sia davvero di epoca neroniana, come più ritengono, sono rimasti dei frammenti del Satyricon di Petronio, frammenti di circa 150 pagine, ma il romanzo originale era migliaia di pagine, come l'uomo senza qualità dal punto di vista delle dimensioni. E Kundera identifica nel corso dei secoli le mutazioni del romanzo, no? Per esempio, pensiamo al romanzo in Diderot, René Védérémont, Rameau, pensiamo alle metamorfosi incessanti e continue del romanzo. Quindi già, per esempio, nella Metamorfosi Asino d'Oro di Petronio Arbitro, quando vengono meno i canoni della razionalità del mondo greco classico, si afferma sempre più il tema della fortuna e del caso. E infatti, Lucio, il protagonista, viene trasformato in asino per caso, perché per errore viene sbagliata la formula che avrebbe dovuto trasformare in uccello e viene trasformato in asino, considerato nella religione di Iside una figura negativa, malvagia, l'incarnazione del male. E per caso, proprio in quel momento, c'erano dei briganti dei dintorni e per caso lo portano con loro. Quindi, mentre in età classica, greco classica, sicuramente il tema dell'Attiche ha una sua incidenza, però c'è sempre un ordine sovrastante che governa e orienta le azioni e i fenomeni, a mano che si disgrega questa potente razionalità, e quando dico razionalità dico non solo filosofica, ma anche mitologica, perché anche nella mitologia, nell'epica, nella tragedia ci sono forme di razionalità molto rigorose, si afferma sempre più il caso. Quindi l'incursione del caso nella narrativa non è solo un fenomeno letterario, cosa che sicuramente è, perché Musil lo manifesta l'evento come una novità dei suoi tempi, quindi sicuramente ha anche accentuato il tema del caso tra fine 800 e inizio del 900. Ma è anche inerente alla cultura dominante di un certo periodo storico. Cioè, nei periodi di più debole razionalità si afferma il tema del caso. Pensiamo invece alla commedia di Dante Alighieri. Nella commedia di Dante Alighieri ci serviamo spesso alla fortuna, però la fortuna è sempre subordinata alla provvidenza. Invece, se noi leggiamo l'Asino d'Oro di Apuleio, dove seppure si richiama la provvidenza, ma più in senso stoico, questa provvidenza però agisce occasionalmente e addirittura poi, forse un secolo prima, nel Satirico non agisce per niente, perché tutte le vicende, in una storia che noi definiremmo picaresca, sono affidate al caso. Quindi io mi domando, seguendo un po' lo stimolo illuminante offertomi dal professore, da Claudio Tugnoli, mi domando, cioè questa incidenza del caso nella narrativa è essa stessa ciclica, cioè legata a delle stagioni nella storia della civiltà occidentale? È irreversibile?
o è essa stessa ciclica? Non so rispondere a questo, però io francamente avrei desiderio di un ritorno a una razionalità narrativa che orienti le opere letterarie anche per soddisfare il nostro bisogno esistenziale e morale di un qualche orientamento, non certo convenzionale e legato alla morale più diffusa o al politicamente corretto, meno che mai, però in qualche modo non è che possiamo accettare, no? Una rappresentazione semplicemente casuale dell'esistenza. E infatti, se andiamo a leggere il Metamorfosi o la Sinodoro, vediamo che in realtà tutto quello che sembrava casuale, anche per esigenza di tecnica narrativa, piano piano invece manifesta il suo segreto orientamento. Infatti lui, temprato dal dolore, dalla sofferenza, dal male subito, dalle percosse, è degno di tornare uomo, masticando delle rose, e di diventare sacerdote della dea Iside. Questa dea, che anche nelle Metamorfosi di Ovidio è la più misericordiosa delle divinità, no? Che in qualcuno vi ha visto traducere la figura della Madonna in Iside, che è stato oggetto di un culto plurisecolare, è degno di diventare sacerdote di Iside. Ma qui in Apuleio c'è tutta la formazione sui testi di Platone e di Plutarco, no? Perché io sempre più mi sto accorgendo, avrei potuto farlo prima, però forse non è mai troppo tardi, l'importanza decisiva di Plutarco come mediatore tra il mondo antico, la civiltà classica e l'età moderna. Plutarco è un personaggio meraviglioso per l'equilibrio e la razionalità, che è decisivo anche in Apuleio. Per quanto riguarda il secondo tema, Mos Buch è adesso sono un po' basso, cioè la furbizia è sempre necessaria nella tecnica narrativa, se è a buon fine. Cioè chiaramente dopo lunghi dialoghi filosofici e antropologici, Mos Buch dà un po' di eccitazione, no? Perché a un certo punto compare questo Mos Buch che si aggira per Vienna. E tra l'altro i giornali, quando si parla di Mos Buch, sono letti da centinaia di migliaia di persone, perché allora come adesso. Cosa andiamo a leggere soprattutto? No? Infatti, questi giornalisti che lo sanno ci sommergono di cronaca nera, no? Ormai leggere quotidiano e ascoltare i telegiornali vuol dire fare penitenza, perché si parlano sempre di morti, di catastrofi, di loro, come se a volte fosse colpa nostra, o comunque come se noi dovessimo ogni volta risoffrirne, cosa umanamente impossibile. E quindi allora i viennesi. Appena leggevano di Mos Bucher, che bisognava ancora trovare, divoravano i giornali, come si dice, finché lo arrestano, viene fatto prigioniero, nasce una campagna per liberarlo e incide nel romanzo perché Clarisse a tutti i costi vuole fondare anche lei un comitato per liberare Mos Bucher, cioè no, per liberare, scusate, ho esagerato, perché non fosse condannato a morte, per commutare la pena di morte, che cosa anche giusta, tra l'altro, in un carcere detentivo. Però alla fine, ricordo, viene comunque eseguita la sentenza. Però è strano che anche il Lulù di Wedekind comparisse già che squartatore alla fine, no? Cioè, in quell'ordine, in qualche modo, questi criminali eccitavano, no? Erano temuti, ma eccitavano, come se ce ne fosse bisogno. E dopo non ce n'è stato più bisogno, perché lo scatenarsi della guerra mondiale. Per quanto riguarda la questione delle qualità che non sono proprietà essenziali, all'interno del romanzo noi troviamo delle indicazioni di metodo su come approcciarci alla ricerca di queste proprietà essenziali e vi è una differenza di genere in questo senso oppure no? Sì, beh, chiaramente questa pure è una domanda che investe non solo l'opera di Musil in quanto letterato artista, ma anche la sua biografia esistenziale, perché noi salutiamo quest'opera come un capolavoro, ma per lui non era un capolavoro, per lui era l'espressione di un bisogno di trovare una risposta alle domande che hai posto tu. Quindi lui, come noi, cercava queste qualità fisse disperatamente, tant'è vero che scrive 1.000 pagine in cui, anche se non dice apertamente vado alla ricerca di queste qualità, però è evidente che la molla che lo spinge è il bisogno inarrestabile di queste qualità. Tant'è vero che lui ritrova la figura del padre, che era un uomo con qualità. Padre era un uomo rappresentante, funzionario, professore di diritto, mi pare di ricordare, comunque dell'impero asburgico, fedele, leale,
molto rigoroso e riscopre il padre. Perché riscopre il padre? Perché questa generazione, anche Agate, riscopre il padre. Perché riscoprono i padri? Perché si accorgono che alla fine quegli uomini che ritenevano troppo rigidi, troppo schematici, tutti d'un pezzo, non erano propriamente così, ma avevano una forza morale, un'integrità morale che loro avrebbero voluto avere, e purtroppo però anche no, non so, per effetto dei tempi, non credo che si possa addebitare tutto a loro come persone, no? Come oggi non è che possiamo dire, voi giovani non avete valore, non si può fare un discorso ridicolo di questo genere, no? Perché bisogna un po' rendersi conto del contesto in cui si vive, in cui ci si muove, del continuo cambiamento dei valori. Però c'è questa ricerca, tant'è vero che c'è una pagina che non vi ho letto, in cui lì dice a un certo punto, c'è un momento, ma io in fondo credevo di essere uno senza carattere, invece io ho un carattere, è proprio questo. Questo è il mio carattere. Cioè io non mi fermo mai, io ricerco sempre, io voglio trovare il mio carattere. Non è che dico che è bello, cadendo nell'estetismo d'Annunziano, no? Vivere in questo mondo caleidoscopico. No, perché io ho bisogno di un carattere, di ritrovare i valori in cui credere. Ed ecco perché questa solidarietà creaturale, questo è un valore fermo, fisso, questo rapporto ritrovato con sorella che non vedeva da anni e anni. Alla fine quello che conta non sono tanto gli aforismi raffinati, ma il rispetto degli altri esseri umani e la conoscenza di come questi esseri umani sono fatti. Non basta dire ti voglio bene, devo cercare di capirti come sei fatta. Qual è la tua personalità? Qual è il tuo carattere? Qual è il tuo modo di vedere le cose? Se guarda, non ne parliamo perché ti voglio bene, no? E questo bisogno, capisce Ulrich, è più propriamente femminile. Cioè sono più le donne che vogliono conoscere coloro che amano, no? Mentre a volte noi siamo più superficiali, cioè basta volerci bene, no? Basta perché tu devi voler bene a me, per come sono e per come tu devi impegnarti a conoscermi, perché altrimenti se è fatto solo così epidermico sentimentale, vabbè, si può anche andare avanti, però non è risolutivo, penso. Ricordo che messi molti anni fa, quindi non lo ricordo molto bene, il saggio sulla stupidità di Musil, che mi viene in mente il famoso saggio di Cipolla. Questa l'osservazione del comportamento degli esseri umani probabilmente suggerisce a Musil questo saggio come se si fosse necessario intervenire per correggere, no? Perché l'essere umano fondamentalmente è dei limiti, quindi c'è anche un, come dire, desiderio di salvare l'umanità in qualche modo, no? Cioè questa, ma se non è, diciamo che questo testo non è tra quelli più rilevanti della sua produzione, ecco. E in ogni caso, quindi bisogna accettare anche in un autore, questo è anche un discorso generale, delle oscillazioni nei propositi, negli obiettivi e anche nello stile, Sicuramente, ovviamente, no? Questo sicuramente. non si può, come dire, negare. Ecco, e naturalmente il tema dell'uomo senza qualità e anche dalla letteratura europea si presterebbe ad una discussione finita, no? Su varie tematiche, autori che influenze di autori che si sono letti tra di loro e che hanno manifestato anche dei giudizi l'uno dell'altro. Ecco, però noi adesso diciamo ci congediamo e vorrei avvertire che il prossimo incontro è sospeso per ragioni di forza maggiore professoressa Filippi e quindi ci diamo appuntamento per tra 15 giorni con il professor De Lilla. Ecco. Buonasera, grazie.